La giornata di ieri, col primo voto sul processo che Salvini rischia per il caso Gregoretti, è stata un surreale susseguirsi di tatticismi parlamentari e accuse incrociate. La maggioranza, favorevole al processo, tanto per cominciare, denunciando le troppe forzature regolamentari della presidente Casellati e una strumentalizzazione elettorale da parte di Matteo Salvini, ha deciso di disertare il voto in giunta. Avrebbero votato sì, ma non lo fanno. No, noi non decidiamo di non decidere. Le istituzioni vanno difese e bisogna avere il coraggio di farlo in tutte le sedi e non permettere a nessuno di prenderle in giro. Ma non è che non volete offrire un argomento elettorale a Salvini, senatore? Noi facciamo del nostro meglio per comunicare, poi ci sono le cose giuste e le cose sbagliate. Non bastava dunque Salvini, che chiede ai suoi di votare per un processo che sostiene di non meritare. Ecco, arrivano i senatori della Lega. Ma... prima dicevate che il processo non bisognava farlo, adesso senatori dovete votare per il processo. Ancora discussione, ci sono interventi in discussione generale per rispetto del voto. La giunta mezza vuota, d'altronde, è suo malgrado terreno di campagna elettorale e quello di ieri è un sì per Salvini che annuncia persino un digiuno di protesta e banalmente un rinvio per la maggioranza. Il regolamento dice, non sulla giunta, in assoluto, che in caso di parità le proposte si intendano respinte, non la mia proposta, le proposte, gli emendamenti, le leggi. L'ultima parola spetterà comunque all'Aula, ma entro il 17 febbraio e quindi dopo le regionali. Avremo però allora un'ultima sorpresa, sarà la leghista Erika Stefani a dover argomentare le ragioni del sì al processo.